Ehi là, baby car! Ciao, baby Nat! Oh, mamma, non sembri molto in forma! Cosa c'è che non va? Non ti senti bene per niente? I tuoi occhi sono gonfi e il tuo naso sta colando? Beh, questo non suona bene. Forse dovresti passare da Amber all'ospedale. Sono sicura che saprà cosa fare. Ciao, Amber! Ciao, baby Amber! State riordinando l'ambulatorio? Bene, ma ora sembra che tu abbia un nuovo paziente. Baby Matt non si sente affatto bene. Quale pensi che sia il problema, Amber? Ok, baby Matt. Amber, per prima cosa, ti misurerà la temperatura. Apri la bocca. Dunque, almeno baby Matt non ha la febbre. Ma pensi che possa ancora avere un raffreddore? Ok, qual è il prossimo passo per determinarlo? Bella pensata, Amber. Baby Matt, apri di nuovo la bocca. Amber vuole vedere se la tua gola è gonfia. Cos'è questo rumore? Cos'è successo, baby Amber? Hai lasciato cadere accidentalmente a terra un pacchetto di cerotti e uno di loro si è attaccato alla tua ruota? Ecco, è andato! Oh no, adesso in compenso si è appiccicato al parabrezza di Amber! Amber, riesci a toglierlo? Bene, per favore, resta ferma per il resto della visita, ok? Ben fatto, Amber! Dunque, a che punto eravamo? Baby Matt, Amber si chiede dove fossi quando tutto questo è iniziato. Eri sul campo di calcio con le altre baby car? Ed il campo è fatto di... erba! Ovviamente! Baby Matt, Amber dice che sei allergico all'erba. Ecco perché ti sei ammalato giocando a calcio. Hai buone capacità investigative, Amber. Ora, per la terza volta oggi, Baby Matt, dobbiamo chiederti di aprire la bocca. Fatto, Baby Matt. Amber dice che quando ti sentirai ancora così in futuro, basterà che tu prenda un cucchiaino di medicina e ti sentirai subito meglio. Giusto! Baby Matt, non dimenticare di prendere una caramella dal distributore di caramella all'uscita prima di andare. Grazie per il tuo aiuto di oggi, Amber. Baby Amber, per favore, stai lontana dai cerotti, ok? Ciao ancora, baby car. Ciao, baby Matt. Sembra che tu stia molto meglio di ieri. Così si fa, baby Matt. Siamo così contenti di vedere che stai meglio. Grazie per il tuo aiuto, Amber. Hai fatto un ottimo lavoro! Ciao amici miei, alla prossima! Ciao Hector! È una bella giornata per un volo oggi! È così luminoso, Hector! Probabilmente dovresti indossare occhiali da sole. Attento! Oh
Oh no, Hector, stai bene? Meglio andare all'ospedale per farti controllare le ferite da Amber. Sei piuttosto malconcio. Amber si prenderà cura di te. Ciao Amber. Hector ha avuto un incidente ed è qui per vederti. Puoi dargli un'occhiata? Amber ti può visitare adesso, Hector. Seguila in ambulatorio. Per prima cosa, Amber ti guarderà gli occhi, Hector. Guarda in alto. Hai proprio ammaccato il naso, Hector. Amber ci metterà sopra una pomata. Siediti fermo intanto che Amber tratta le tue ferite e ti benda. Che tu abbia battuto la testa contro quel palo telefonico, Hector. Hai un brutto pernoccolo. Una borsa del ghiaccio dovrebbe aiutare a far diminuire il gonfiore. Puoi girarti da un lato, Hector? Amber ha bisogno di vedere quanto sono brutti i tuoi graffi. Aia, quello deve fare molto male. Ti brucerà un po' adesso, Hector, ma questo disinfetta le ferite in modo che possano guarire. Ecco fatto! Puoi tornare a casa adesso, Hector. Amber ti controllerà tra qualche giorno. Non dimenticare di prendere una caramella quando esci. E la prossima volta che voli in una giornata di sole, assicurati di avere con te gli occhiali da sole. Un altro caso di successo, Amber! Hector tornerà a volare in pochissimo tempo! Ci vediamo la prossima volta, amici! Perché così di fretta, Matt? Stai inseguendo un'auto troppo veloce? Ehi, che brutta tosse! Sei sicuro di star bene? Beh, se lo dici tu... Eccolo là! Matt, non ce la puoi fare così! Oh. Andiamo a trovare Amber!
Lei ti curerà la tosse e poi tornerai ad occuparti di quell'auto. Ciao Amber. Ciao baby Amber. Matt, l'auto della polizia, ha una tosse veramente cattiva. Potete aiutarlo? Sì? Fantastico! Oh mamma, ecco ancora quella tosse. Segui Amber in ambulatorio, Matt. Da cosa comincerai, Amber? Diagnosticherai il problema esaminando la lingua di Matt? Tira bene fuori la lingua, Matt. Giusto. Puoi copiare quello che sta facendo baby Amber? Cosa vedi? La gola di Matt è calda e infiammata? Avete qualcosa per farlo sentire meglio? Cos'è quello? Sciroppo per calmare il mal di gola di Matt? Ci serve qualcos'altro? Un cucchiaio! Non essere sciocco, Matt. Non puoi averne altro. Che altro possiamo fare per Matt? Raffreddare la gola? Va bene. Cosa useremo? Tu lo sai, baby Amber? Cubetti di ghiaccio. Ottimo. Fa attenzione, non lasciare che quei cubetti di ghiaccio scivolosi cadano sul pavimento. Lavoro stupendo, ragazze. Grazie per l'aiuto. Non dimenticare di prendere una caramella prima di uscire, Matt. Lavoro straordinario, Matt. Alla prossima! Ciao, Billy. Come stai oggi? Oh, mamma! Non sembri stare così bene. Forse è il momento di andare a trovare Amber. Ciao, Amber. Billy non sta tanto bene. Puoi aiutarlo? Billy, Amber è pronta per te. Oh, povero Billy. Baby Amber. Vuoi portare alla tua mamma un termometro? Non è un termometro, baby Amber. Si mette anche quello in bocca, però, in effetti. Questo è un termometro. Billy.
Oh oh, vuol dire che Billy ha la febbre. Adesso cosa si fa? Grande idea, Amber. Questo sciroppo ti abbasserà la febbre, Billy, e ti farà anche smettere di starnutire e tossire. Non ti preoccupare, non ha un sapore così cattivo. E ti farà sentire meglio, quindi ne vale la pena. Su, via, Billy, puoi farcela! Visto? Non era così male. Che gesto gentile, Amber. Tu ti prendi veramente cura dei tuoi pazienti. Grazie per il tuo aiuto, Amber. E anche per il tuo, baby Amber. Siete una grande squadra. Andiamo, Billy. Ti facciamo tornare al cantiere. Ora è il momento di riposare un po', Billy. Ti rimetterai in sesto in pochissimo tempo. Ciao, baby Amber. Sei qui per controllare Billy? Billy, hai un ottimo aspetto. Siamo così contenti che tu ti senta meglio. Arrivederci. Ciao, baby Amber. Ci vediamo la prossima volta, amici. Ehi, Dane, di cosa ti stai occupando oggi? Stai per abbattere quel muro? Fa attenzione, è molto alto. Ben fatto, Dane! Ehi, qualcosa non va? Aia, quel bernoccolo sembra doloroso. Cos'è successo? Sei stato colpito da un mattone? Oh mamma, meglio andare all'ospedale. Amber saprà cosa fare. Ehi, Amber! Dane è stato colpito in testa mentre stava lavorando al cantiere. Sta venendo qui. Puoi aiutarlo? Amber dice che puoi tornare a casa ora, Charlie. Ehi, Dane! C'è qui Amber per dare un'occhiata al tuo infortunio. Vai pure e segui Amber in ambulatorio. Prima di tutto, Amber deve assicurarsi che tu sia forte e sano. Fai vedere la lingua, Dane. Cosa ti serve, Amber? Un abbassalingua? Baby Amber, potresti trovarne uno?
fatto, Baby Ender? Il gel antibatterico aiuterà a mantenere pulita la tua lesione. Cosa viene dopo, Ember? Dane ha bisogno di un cerotto? Puoi trovare uno tu, Baby Ember? Ok, allora. Oh mamma, Baby Ember, sei tutta coperta di cerotti appiccicosi! Ecco fatto, Dane! Ti sentirai meglio in pochissimo tempo! Grande lavoro di squadra, ragazze! È meglio che ritorni al cantiere, Dane. Fa' attenzione, Dane. Basta incidenti. A presto!